Marco Cocci. Sì. Raffaello, principe delle arti, e tu però non sei Raffaello, sei Bembo. Io sono Pietro Bembo, migliore amico di Raffaello. Enuncio epitaffi così. Come tu sei quello che ha scritto l'epitaffio, certo, sulla tomba di Raffaello al Pantheon a Roma. Esatto, esatto. Che poi recito la memoria. Qui giace Raffaello, dal quale la natura temette mentre era in vita di essere vinta, ma adesso che è morto teme di morire. Ma sei bravissimo. Ho capito, una frase dovevo dire. Allora, com'è questo tipo del Cinquecento? Beh, com'è questo tipo del Cinquecento? È un cardinale, diventa un cardinale, è un letterato che appunto entra nella chiesa, ha costruito parte della lingua italiana, insomma è un personaggione, diciamo, ha un suo spessore, che rimane molto, molto colpito e molto addolorato dalla morte di Raffaello, perché tu... comunque c'era un'amicizia importante tra di loro. Tu come lo affronti, come te lo immagini, quindi come non è un personaggio che, no, possiamo vedere in televisione o vedere delle fotografie, quindi insomma penso che come attore hai lavorato anche un po' di immaginazione. Guarda, con il costume di Mille Notti e la scenografia strepitosa non c'è tanto da fare, devi stare fermo e cercare di essere presente in quella reale finzione, chiamiamola così. Che rapporto hai con l'arte? Studiavi storia dell'arte a scuola? Sei appassionato? Vai a vedere i musei? Ma vado a vedere i musei da piccolo, no, ho studiato storia dell'arte a scuola, normale, come tutti, quando ancora si studia ancora storia dell'arte, non lo so, perché guarda che... Io l'ho studiata. Te l'hai studiata, ho capito, ma siamo coetanei, è quella la differenza. No. Con l'istruzione moderna non so come stanno andando le cose. Seguo le nuove correnti di arte moderna, arte contemporanea, e poi sì, poi abbiamo avuto la fortuna di avere la possibilità di andare a fare un giro guidato nelle logge di Raffaello, che non ha valore. Abbiamo fatto una meravigliosa conferenza stampa con i suoi razzi intorno, con la trasfigurazione, ce l'avevo qua al lato, non sapevo chi seguire, che guardo, non me ne frega niente di quello che state dicendo, grazie, e guardavo. Per cui, tra l'altro, all'interno della scena dove ci sono io, c'è una riproduzione della trasfigurazione che è stata fatta appositamente per questa scena, che è impressionante, veramente di una bellezza incredibile. Solo che quella la guardi e rimani stupefatto, e l'altra, quella reale, la guardi e piangi. C'è quel piccola differenza di emozione. Senti, cambiamo tema, perché Marco Cocci è anche in Una famiglia a soqquadro, un film, sì, che sta per uscire, sì. E tu che parte fai? Io faccio la parte di Carlo, questo padre di famiglia, impiegato di banca, molto, molto goffo, molto ispirato a Clark Kent, davvero. Quindi poi diventi Superman? No, senza diventare Superman, è quella la differenza, ha soltanto il peggio di Superman, ecco, è ispirato al peggio di Superman, che purtroppo si ritrova in una situazione un po' imbarazzante, in una situazione di un forzato, una forzata separazione dalla donna che ama, sua moglie, madre dei suoi figli, perché questo bambino ha il desiderio di avere i genitori separati, perché in questa nuova scuola privata dove lui andrà, dove noi abbiamo fatto un sacco di sacrifici per potercelo mandare, si trova intorno soltanto compagni di classe che hanno genitori separati, quindi doppio telefonino, doppie vacanze, doppie scarpe nuove, doppie cose alla moda, tutto doppio, e lui dice: ma perché invece io non c'ho niente, eppure vado super bene a scuola, sono bravissimo, tutto il resto, e invece non c'ho manco il telefonino. E allora lui decide che deve sfasciare questa famiglia. Per i figli si fa tutto, ci si separa anche. Per i figli si fa tutto, ci si separa anche, se gli si vuole veramente bene. Altre cose? Altre cose, ad aprile uscirà Lasciami per sempre di Simona Izzo, che è un film corale molto, molto carino, molto fuori di cervello come la regista. E tu lì che fai? E io lì faccio un fisico quantistico. Improbabile proprio, una cosa proprio, lì bisogna proprio recitare, un fisico quantistico molto amico di questa famiglia allargatissima, che si ritrova
in questo caos di questa festa di compleanno che avrà tutti i suoi vari risvolti, diciamo. Tante cose allora. Tante cose. Speriamo continuino ad essere tante. Certo, in bocca al lupo. Crepi moia. Ciao, grazie. Grazie a voi.